che mutatis mutandis vale sia per gli uomini che per le donne, tendono a fare il contrario, quindi tendete a sbagliare, tendete a fare delle cose che non ci azzeccano niente fondamentalmente. Quindi salutiamo anche la nostra Green Apple, e vedendo Green Apple ricordo che domani sera alle 21 ci sarà la nostra Green Apple che vi insegnerà l'inglese, cari inferiori. Allora, la psicologia inversa è un'arma potente di seduzione, e la seduzione è un'abilità fondamentale nella nostra vita quotidiana, perché comunque, se ci pensate bene, la seduzione può essere utilizzata in tutti gli ambiti della vita. La capacità di influenzare le idee, ma anche le decisioni, i comportamenti, può essere vantaggiosa nella seduzione sentimentale affettiva sicuramente, ma anche in molte situazioni, no, che vanno dalla negoziazione al marketing, al mondo del lavoro, alla sfera personale delle relazioni. E una di queste strategie che possono utilizzare, che possono essere utilizzate a questo scopo, è proprio l'utilizzo pragmatico della psicologia inversa. E anzi suggerisco di utilizzarlo, perché cercheremo di capire quali sono i concetti base, diciamo, della seduzione che utilizza la psicologia inversa, analizzando un po' le tecniche, i meccanismi sottostanti e anche poi l'efficacia. Intanto comunque vi ricordo di iscrivervi al canale e anche in tutte, diciamo, in tutti i miei canali YouTube, perché potrete utilizzare delle, diciamo, potrete avere dei vantaggi seguendo un po' tutti i canali. Comunque, allora, definiamo che cos'è la psicologia inversa. La psicologia inversa è una strategia di seduzione che implica l'uso di un'argomentazione, diciamo, di un comportamento, di un linguaggio non verbale che induce la persona che ci interessa, la persona che vogliamo sedurre, che vogliamo conquistare, a compiere un'azione, diciamo, che può essere qualunque cosa, ad esempio intraprendere una relazione, mettere in atto un comportamento, fare qualcosa di interessante per noi, utilizzando un approccio apparentemente contrario all'obiettivo desiderato. Bisogna avere il coraggio di farlo, bisogna fare degli atti di coraggio fondamentalmente, ma sono molto efficaci. Invece voi, miei cari inferiori, miei care malgascione, fate esattamente il contrario, iniziate a inseguire, iniziate a sbavare, iniziate a essere, come dire, più sottomesse, insomma, quando vi interessa una persona. E questo ovviamente è il canto del cigno della seduzione, il bacio della morte della seduzione. Invece la psicologia inversa, invece di chiedere, perché chi chiede è perdente, vi permette di ottenere, perché chi sa ottenere è vincente. E quindi di fatto comunichi il contrario sfruttando questo effetto reattivo, diciamo, che si verifica comunque nell'interlocutore, perché nell'interlocutore questo è molto importante. Ovviamente la seduzione, come tutte le altre cose della vita, richiede, diciamo, la capacità di distacco dal risultato. Quindi se tu sei attaccata al risultato, se tu non riesci a distaccarti dal risultato, non riesci a ottenere appunto nessun risultato. Nel frattempo saluto la Betty Kotic, Manuela, Martina e Patrizia Perotti. Quindi quali sono i meccanismi sottostanti alla psicologia inversa che tu puoi utilizzare? Beh, diciamo che ci sono diversi meccanismi che possono essere utilizzati, e diciamo uno è il desiderio innato in ognuno di voi esseri umani di essere autonomi, di essere liberi, cioè
Fondamentalmente poi gli esseri umani tendono a lasciarsi sottomettere, ma da un punto di vista logico e razionale, perché teniamo presente che la psicologia inversa sfrutta la reattività della parte logica. Questo è il concetto intrigante, interessante di psicologia inversa, che si sfrutta la reattività logica e però si sfrutta anche il fatto che l'inconscio invece è disposto ad accettare situazioni ignobili, no, fondamentalmente. Pensate a Fantozzi nei suoi film, che situazioni va a accettare. Ma voi un po' come Fantozzi lo siete quando siete innamorati o innamorati di qualcuno, no? E quindi utilizzare la psicologia inversa è un metodo utile. Gli esseri umani tendono a reagire negativamente quando si sentono controllati o si sentono obbligati a fare qualcosa. Pertanto, quando viene utilizzata la psicologia inversa, in cui sembra che la decisione sia presa volontariamente, si crea una sensazione di libertà e di autonomia, aumentando la probabilità che accettino l'idea proposta. D'altra parte, questo viene anche utilizzato nella politica, fondamentalmente, perché voi non immagino che siate consapevoli del fatto che andate a votare per un motivo ben preciso. Perché secondo voi andate a votare? Perché tanto il vostro voto non conta assolutamente nulla, no? Vi dà un'idea di libertà, perché voi vi illudete, no, attraverso l'espressione del voto, di essere liberi, ma in realtà purtroppo viviamo in un'epoca in cui ci sono dei sovrapoteri. Questo non è che voglio adesso fare un trattato di sociologia, però per cui qualunque voto esprimete nel buio della vostra cabina elettorale, tanto non cambierà assolutamente niente, no? Cioè, e lo vediamo, come dire, non è che c'è differenza, no? Che ci sia uno, che ci sia l'altro, alla fine la politica è lo stesso. Potremmo dirlo, esprimere diversamente, no? Che può cambiare l'orchestra, ma la musica è comunque sempre la stessa, no? E quindi con il vostro voto voi cambiate un'orchestra, ma tanto comunque vi danno un'illusione di libertà. E lo stesso discorso avviene nella psicologia inversa, no? Tu dai l'illusione di libertà, ma poi diciamo in realtà non hai nessuna libertà, fondamentalmente. E questo è un punto da tenere presente, un punto da tenere in considerazione. E comunque, pertanto, quando viene utilizzata la psicologia inversa, in cui la persona si illude, no, di avere il controllo della situazione, aumenta la probabilità che quello che tu gli somministri, e uno si può coinvolgere, perché noi acquisiamo, diciamo, la condiscendenza da parte della sfera logico-razionale, fondamentalmente. E poi l'efficacia, diciamo, della psicologia inversa dipende da tanti fattori, ovviamente tra cui il contesto, la personalità di chi volete sedurre e il modo in cui viene utilizzata. In alcuni casi può essere un approccio, diciamo, più soft. In alcuni casi può essere un approccio più, diciamo, può essere un approccio più hard, un approccio in cui, diciamo, si mettono in atto delle situazioni importanti. Allora, farò anche degli esempi pratici, in modo tale che voi, miei cari inferiori, possiate avere una visione più intrigante. E comunque volevo dire che, appunto, l'efficacia della psicologia inversa dipende comunque da tanti fattori, e le sue applicazioni, come dicevo, possono essere tante. Ad esempio, anche nella vendita, no? Se io ti voglio vendere qualcosa e ad esempio ti dico diciamo un qualcosa di importante, ecco, vedo delle domande, ma ho già detto 500 volte che le domande dovete farle soltanto attraverso donazioni o attraverso abbonamenti ai canali. Lo dico sempre. Allora, non rispondo a domande di persone che non sono abbonate al canale o che non fanno donazioni.
Questo per dare pregio alle persone che sono abbonate oppure alle persone che fanno donazioni. Quindi se volete fare domande, abbonatevi al canale o fate donazioni. Stavo dicendo, no, cosa servirebbe mettere le donazioni o mettere gli abbonamenti? Non servirebbe assolutamente a niente. Quindi, dicevo che la psicologia inversa può essere utilizzata nella pubblicità. Se io ad esempio dico a una persona mentre effettuo una vendita, diciamo, potrei dire una frase: guardi, tanto lei questa cosa qua non se la può permettere, quindi non gliela faccio neanche vedere. A una donna che va in un negozio a comprarsi un vestito, no? Supponiamo, che ne so, una donna che va in un negozio a comprarsi un vestito, la nostra Patrizia Perotti che va in un negozio a comprarsi un vestito e c'è la commessa gentile che le fa due o tre complimenti, poi dice: no, abbiamo diversi vestiti, guarda, ce n'è uno molto bello, magari questo non glielo faccio neanche vedere perché tanto è molto caro, sicuramente non se lo può permettere e quindi ne faccio vedere degli altri. Beh, insomma, ti va a colpire un po' nell'orgoglio, no? Dici: come, io non me lo posso permettere, ma per chi mi ha preso? Mi ha preso per una sciampista, forse? E quindi va a scatenare il tuo orgoglio, no? Ma può essere un vestito, può essere un cellulare, può essere un computer, può essere qualunque cosa. Nel momento in cui ti dicono che tu quella cosa lì non te la puoi permettere e quindi mettono in dubbio, diciamo, il tuo essere, diciamo, io compro solo quello che mi piace. Sì, no, ho capito, però guarda che questi meccanismi, magari il vestito ti piace, però se uno ti dice tanto questo lei non se lo può permettere, ti senti svalutata, no? E le persone, oh sì, questo è troppo caro per lei, non è per lei, non è... nel caso di un quadro, no? Nel caso di un quadro puoi dirlo, esatto, anche nel caso di un quadro. La nostra Betty Koch che vende i quadri, guardi, questo è troppo caro per lei, che mi sembra una pezzente. No, vabbè, non dovete calcare troppo la mano, non è che puoi dire questo è troppo caro per lei che va in giro vestita come una pezzente, no. Però, diciamo, fondamentalmente, in modo soft, devi fargli capire che questa è una pezzente, non si può permettere questa cosa. Allora, siccome la parte logica delle persone è reattiva, no, non vuole farsi trattare da pezzenti, dice: no, ma come, io non posso permettermi? Io posso permettermi questo ed altro, lei non sa chi sono io, posso permettermi questo ed altro, anzi, guardi, ne compro due di questi qua di quadri. Questo non è in vendita, o questo non è in vendita perché è troppo caro, questo non è in vendita perché è un pezzo unico e lei non se lo potrebbe permettere comunque. Insomma, va stimolata in questo modo la persona, no? Questo non è in vendita, lei non potrebbe permetterselo, è un pezzo unico, un pezzo più unico che raro, potrebbero comprarlo soltanto persone che sanno veramente intendersi di arte e che non hanno problemi economici, e questo è questa cosa. Quindi utilizzare queste cose è fondamentale, no? È solo per l'esposizione, sì, però va sottolineato il fatto che è solo per l'esposizione, ma diciamo è solo per l'esposizione, ma comunque ti dà dei benefici, cioè nel senso che è un quadro che lei non se lo può permettere, anche perché questo poi potrebbe diventare famoso, non lo so, qualcosa del genere, insomma. Comunque, fargli intendere che, beh, se sono turisti mordi e fuggi, diciamo che questo può funzionare. Ovviamente se il turismo è mordi e fuggi, sono dei pezzenti che vengono lì che proprio non hanno soldi, questo puoi farlo rifilandogli le ciofeche, no? Rifilandogli proprio le ciofeche al pezzente turista, quello è, perché è ovvio che se quello è un pezzente non è che puoi vendergli qualche cosa di importante, però gli puoi vendere qualche ciofeca utilizzando la psicologia inversa. Saluto anche la Faga. Ovviamente, è importante quindi sottolineare che la psicologia inversa non è una strategia adatta a tutte le situazioni, perché non esiste una tecnica adatta a tutte le situazioni.
Come diciamo anche nelle relazioni personali, nella seduzione, non è che è sempre valida la psicologia inversa. In realtà il bravo seduttore, la brava seduttrice è quella che sa utilizzarla nel modo giusto. Ad esempio, l'uso della psicologia inversa proprio nella seduzione è sicuramente un territorio delicato. Perché diciamo bisogna saperla gestire nel modo corretto. Ad esempio, il saper mostrare interesse e disinteresse è un altro utilizzo della psicologia inversa. Puoi utilizzare proprio la psicologia inversa alternando momenti di interesse e momenti di disinteresse. Mostrare un interesse sincero nei confronti di una persona la fai sentire importante e apprezzata. Ma in alcuni momenti ti puoi dimostrare più distante, più misteriosa, più misterioso. Quindi susciti da un lato la curiosità e dall'altro crei confusione, no? Nella testa della persona. E creando confusione nella testa della persona, questa si sentirà, diciamo, si sentirà un po' svilita, no? Ad esempio, sì, se una persona viene svalutata, ad esempio, se una persona viene svalutata, come dice Patrizia Perotti, gli sale una carogna, no? Che mi fa fare cose per dimostrare, gli faccio vedere io. Anche nella seduzione può essere questo, no? Nella seduzione, ad esempio, un uomo o una donna che si pone, diciamo, sfidante, cioè ecco, giocare con la sfida funziona molto, no? La psicologia inversa può funzionare anche attraverso il gioco della sfida. Invece di dimostrarti immediatamente disponibile, desiderosa, crea una sfida, non mi interessi. Tra l'altro, questo abbinato alle cose che spiego nei seminari, salutiamo Crazy Robby, chi mi segue nei seminari, e poi andremo a vedere, diciamo, sul canale Massimo Taramasco, no? Chi volesse partecipare ai miei seminari, tra l'altro ricordo che con l'abbonamento base al canale Massimo Taramasco potrete partecipare ai miei seminari del lunedì e del giovedì. Si possono utilizzare le tipologie, no? Anche ad esempio ci sono alcune tipologie, anzi tutti noi, quasi tutti, diciamo, abbiamo avuto un genitore conflittuale e un genitore che ci ha fatto vivere il tradimento. Quindi sono due, no, le cose. Il genitore conflittuale è quello che ci sta sui coglioni, fondamentalmente, ma a livello inconscio, noi non lo sappiamo a livello logico. E poi c'è un genitore che il quale ci ha fatto vivere un senso del tradimento, che poteva essere il genitore buono, ad esempio. E ovviamente, se ad esempio, se io ho vissuto, supponiamo, un senso del tradimento da parte di mia madre, io che sono maschio, il tradimento porta il desiderio di revenge. Il tradimento porta al desiderio di competizione, no? E questo desiderio di competizione fa sì che io mi aggancerò su donne che io, e come esempio, perché in realtà non è così, lo dico per confondere, però su donne che mi fanno vivere la competizione, no? Invece, se io fossi stato, se avessi vissuto il tradimento da parte di mio padre, mi aggancerei sull'antagonista, no? Quindi vivrei la competizione con un maschio. Quindi sono tutte le strategie, insomma, che si può utilizzare la psicologia inversa per usare questo. Quindi si tratta di giocare con la sfida. Per comprendere bene questi meccanismi, basta che vi abbonate al canale Massimo Taramasco, abbonamento base, e scoprirete questi meccanismi in modo approfondito. Comunque, in generale, invece di mostrarti immediatamente disponibile, desiderosa o desideroso, crea incertezza, crea dubbio, crea mistero, crea sfida. Questo stimola l'interesse della persona e gli farà venire il desiderio di conquistarti. Poi c'è l'utilizzo di quello che adesso ci tradurrà Greenapple, Cocky and Funny, Cocky and Funny. Questo metodo che si chiama Cocky and Funny, traducici Green Apple, perché non mi ricordo esattamente cos'è il cock. Che cos'è il cock? Io mi ricordavo le uova alla cock, ma è il Cocky and Funny. Quindi questa tecnica del Cocky and Funny che serve, diciamo, adesso Green Apple, che tra l'altro fa il corso giovedì, farà il corso, ci spiegherà, diciamo, utilizza proprio
Questa forma di ironia, diciamo, che è un modo sottile per usare la psicologia inversa, perché io posso far passare delle grosse penalizzazioni, no? Tenendo presente che ci sono delle penalizzazioni, diciamo, che noi possiamo utilizzare. Nel frattempo, ovviamente, ricordo che chi volesse fare domande può abbonarsi al canale o fare una donazione, oppure fate una donazione e potete abbonarvi al canale. Le altre lezioni di inglese, beh, adesso vedo un attimino con Green Apple, impertinente, sì, impertinente, va bene, Cocchi puoi tradurlo come impertinente. Impertinente e divertente, beh, impertinente mi piace, impertinente e divertente. È andata a scegliersi la parola. Comunque, detto in altri termini, sarebbe umorismo del cazzo, praticamente, umorismo del cazzo. No, Green Apple adesso ci farà tutta una serie di lezioni, adesso ci mettiamo solo d'accordo. Come diceva Fantozzi, e dopo 747 lezioni. No, il corso di Green Apple è formato da 747 lezioni che faremo. E Green Apple dopo 747 lezioni si rese conto che forse non era una sola lezione. Alla 747esima lezione la nostra Green Apple si rese conto. va bene. Alla 747esima lezione, come Fantozzi, alla dopo, come dicevi Fantozzi, dopo 1436 varianti, 77 dosi, si rese conto che forse qualcosa non funzionava. E Fantozzi, dopo 747 varianti e 57 dosi, si rese conto che forse... Ebbene, comunque, alla 747esima lezione Green Apple... Ma comunque, tenendo presente tutte queste cose, dobbiamo renderci conto di questo, no? Quindi, miei cari inferiori, non preoccupatevi per l'inglese, voi pensate solo ad abbonarvi al canale e io vi darò anche l'inglese. Abbonatevi al canale, miei cari inferiori, miei cari sottoposti, abbonatevi pure al canale. Quindi l'utilizzo del Cocchi and Funny è divertente, no? Anche questa è terminologia, no? Miei cari inferiori, eccetera. Io lo utilizzo perché fa parte della realtà. Però in realtà fa parte del Cocchi and Funny, fondamentalmente. Quindi si può scherzare in modo leggero e facendo passare delle penalizzazioni. Teniamo presente che le penalizzazioni per persone eterosessuali, qua ricordiamo che prevalentemente la mia seduzione è per eterosessuali, le penalizzazioni per un maschio sono l'essere giudicato frocio o l'essere giudicato, diciamo, impotente, e per una femmina essere giudicata lesbica o essere giudicata frigida. Tra l'altro, non lo so, ad esempio Betty Cottage, preferiresti che ti giudicassero lesbica o frigida? Giusto così per capire. Questo è un qualcosa, no? Cos'è che ti darebbe più fastidio, lesbica o frigida? Sono tutte forme di penalizzazione che ovviamente possono essere potremmo definire frigida tutte e due, vabbè. E invece tra mignotta e lesbica cos'è che ti darebbe più fastidio, mignotta o lesbica? Comunque, detto questo, noi potremmo utilizzare un po' queste strategie, diciamo, del Cocchi and Funny per far passare delle penalizzazioni. Quindi possiamo utilizzare, insomma, il Cocchi and Funny in modo... Diciamo, ovviamente, piuttosto che concentrarci, diciamo, poi sulle situazioni, devi darti da fare. Gioca al difficile da ottenere, fondamentalmente, no? Utilizza la psicologia inversa quindi per mostrare un po' di sfida,
far sentire all'altra persona, alle altre persone che devono conquistarti, utilizza gli antagonisti. Ad esempio, quando ti viene chiesto di uscire, rispondi magari, ah, non so se sei abbastanza interessante per uscire con te. Ecco, una frase del genere, non so se sei sufficientemente interessante per fare un'uscita con te. Poi ovviamente sfrutta anche l'assenza fondamentalmente, no? Noi seduciamo non soltanto con la presenza, ma tieni presente che si seduce anche con l'assenza. I complimenti non devono essere mai diretti, devono essere complimenti indiretti. Ad esempio, potresti anche dire a una persona, ah, scommetto che sei abituata a sentirti dire quanto sei attraente, ma per me sei un cesso, ad esempio. Questa è un'altra frase romantica che puoi dire a una donna, no? Potresti dire, ma immagino che tutti ti giudichino attraente, ma per me sei un cessetto con le gambe che cammina. E poi però butti lì una battuta, tanto per sdrammatizzare un po', ovviamente scherzavo, ti ho detto cesso perché hai la pelle di ceramica, no? Anche battute del genere, no? Guarda, la tua pelle sembra proprio una pelle di ceramica, infatti sei un cesso. Sono tutte frasi romantiche che in qualche modo possono, diciamo, generare delle, come possiamo dire, delle aspettative importanti, no? E ti fai vedere come giocare un po' con le ambiguità, no? Ecco, giocare un po' con le ambiguità fa parte anche della comunicazione seduttiva e può essere utilizzato per sedurre. Ecco, queste sono tutte attività, tutte frasi che possono realmente funzionare, come psicologia inversa, possono portare sicuramente dei risultati. Dei risultati, la cosa importante è una, però, che adesso andrò a dirvi, che è veramente la cosa più importante, perché se non sapete questo non potrete sedurre nessuno. Adesso vi dirò la cosa più importante, e la cosa più importante qual è? La cosa più importante è proprio quella di mantenere il distacco dal risultato, è proprio quella di non essere attaccati al risultato, perché se prendete le cose seriamente ce l'avete in quel posto. La seduzione deve essere un gioco, dovete divertirvi e soltanto in questo modo riuscirete a utilizzare nel modo corretto la psicologia inversa, a conquistare e a sedurre. Bene, bene, detto questo...